Intanto io vorrei, se fosse possibile, per un minimo di... Adesso non è che Cesare Battisti lo potete iscrivere al ministro Salvini. Cesare Battisti si iscrive al fatto che in Brasile è stato eletto un presidente che non ha coperto Battisti come succedeva prima, ma anche i governi precedenti hanno tentato l'estradizione di Cesare Battisti. Piccolo particolare che aveva una copertura. Parliamo di un governo di sinistra, quindi non ho nessun problema. Però non dite che ve lo sia scritto. Battisti è preso grazie al lavoro che non Salvini e Orlando, chiunque altro, che la polizia, l'intelligence, tutto il lavoro che l'Italia ha messo in piedi da anni ha consentito che fosse arrestato, per fortuna, Cesare Battisti. Mettiamoci un punto e finiamola, perché tra un po' vi ascriverete anche la statua della Madonna. No, C'è no, un no, no, tra un limite, po' ce ne c'è un scriveremo limite. altre Però, persone che aspetta, stiamo, ci finisco sta io perché non lavorando ti in ho... questo Ma momento stanno il Ministro tutti della Giustizia. lavorando, i corpi dello Stato, ringraziando Dio, non Ho servono capito, ma Salvini, sono... servono lo No, Stato, ma sono chiunque ci risultati. sia. E se viene arrestato Battisti, è un Chiaro. lavoro di anni che ha Benissimo. attraversato tanti governi. Benissimo. La Perché non l'ha realtà per fatto cui Renzi? non l'hanno Perché fatto non l'ha tutti. fatto Orlando? L'hanno fatto tutti, ti sto spiegando che la differenza è che c'era un Perché c'era presidente in un'altra Brasile politica. che copriva Battisti, è tanto semplice. E quando è arrivato un presidente che non copriva Battisti, se fosse continuata la situazione precedente, Battisti non sarebbe tornato. Non c'entra nulla Salvini, fatene Quindi una il lavoro ragione. fatto dal ministro È dell'interno con inesistente, il Bolsonaro, lavoro è stato secondo lei, fatto è inesistente? dall'intelligence, Va non dal bene, ministro perfetto. dell'interno, capito? No, È ma... tutto qua. Fai il sottosegretario della giustizia, lo dovresti sapere, no? E Certo. allora, su, Infatti, quando vada gli uffici avanti. hanno Vabbè, visto però non mi maggiore interrompere, dai, attenzione su va bene. questi temi... Ok, allora è merito di Salvini, d'accordo. Battisti è merito di Salvini, la statua della Madonna è merito di Non dico che è Salvini, la merito di processione Salvini, di è Reggio il Calabria è governo merito di che ha Salvini. Però cambiato adesso tu mi devi indirizzo. parlare perché io ti ho Va fatto parlare, sennò è bene, allora difficile. facciamo Beh. finire Sì, no, ma io Giachetti, poi interviene. ho sentito che in Europa abbiamo alzato la testa. Cioè, sull'economia voi avete alzato la testa. Sull'economia è il primo governo sovranista che si è fatto scrivere la manovra dall'Europa e che dovrà rimetterci mano perché comunque sia una manovra che fa acqua da tutte le parti. Quindi lo vedremo purtroppo anche questo, lo vedranno i cittadini italiani tra qualche mese. Addirittura mi dici che avete alzato la testa sulla immigrazione. Vi siete isolati con tutta l'Europa. Non ci sono neanche i vostri paesi alleati che vi danno una mano sul ricollocamento degli immigrati. Stiamo nell'isolamento più totale. I deputati, che i primi che ci sono andati non sono del Partito Democratico, quindi mi viene ancora più facile dirlo, hanno tutto il diritto e il dovere, quando voi tenete per una finzione 47 persone in mezzo al mare in quelle condizioni, hanno il dovere, oltre che il diritto, di andare a vedere che cosa succede, in base alla propria responsabilità politica e parlamentare. E ci mancherebbe che non lo fanno. E fanno bene a farlo anche se vengono denunciati, perché sapete quante cose avvengono e si scoprono dopo che qualcuno magari si autodenuncia. Quindi io penso che abbiano fatto benissimo. Quello che non funziona è che... Gli sbarchi non è che sono diminuiti solo grazie al vostro governo. Gli sbarchi sono diminuiti dal 2018 in modo sostanziale, siamo passati da 1 milione a 100 mila, grazie alla politica che si è iniziata a fare prima. Chiaro? Il problema è che siccome non c'è più l'emergenza, voi bloccate una nave con 47 persone in quelle condizioni perché dovete far credere che c'è un'emergenza. Se no, diversamente, i No, voti che avete preso no, non li no, prenderete. State tenendo in un no, no, modo no. indegno, l'avete fatto già precedentemente, e lo state facendo anche adesso. Facciamo replicare il sottosegretario.